camion che sfrecciano ad alta velocità invadendo tutta la carreggiata. Nessuna pensilina né strisce pedonali e segnali della fermata dell'autobus inghiottiti dalle piante. Questa la situazione in via Papiria, in località Tre Ponti di Fano, dove anche scendere dal bus scolastico ed avviarsi verso casa è da tempo motivo di grande preoccupazione per i genitori di quei bambini che vengono lasciati dal mezzo pubblico in una delle due fermate, poste entrambe in prossimità di due pericolosi incroci, in un tratto di strada così trafficato, senza possibilità di camminare ai lati e di attraversare la strada in maniera sicura. Qui quanto fa l'acqua? Arriva a mezzo della strada l'acqua. E i bimbi vengono lasciati nella fermata dell'autobus al di qua del guardrail, che sono attaccati alla strada. Una zona che, nonostante le numerose segnalazioni fatte al comune da parte dei genitori, rimane dimenticata, come testimonia questa pianta di vite che ormai da decenni nasconde il cartello della fermata. Una situazione pericolosa che costringe i genitori ad andare a prendere ogni giorno al ritorno da scuola i propri figli, che desidererebbero rientrare da soli in bicicletta o a piedi. I bambini chiedono di poter scendere dal tram in sicurezza perché loro vogliono essere autonomi. Per il semplice fatto che qua, come potete vedere, l'autonomia il bambino non la può avere, perché già un genitore sta qua con il nodo alla gola. Cioè, qua fare delle strisce, delle segnalettiche per far vedere che insomma c'è una fermata di un tram.